La cucina pugliese è fatta di semplicità e di fantasia, come umile e fantasioso è il popolo di questa terra. Pozzaioli, versuvieri, terrazzani, cioè i contadini di Puglia, un popolo di formiche, ha trasformato una terra di pietra e una terra senza acqua in giardini. I nostri fiori sono i cavoli, le cime di rape, le cipolle. La poesia del nostro popolo è quella dei cespi di cicorie selvatiche, amarognole, delle dolcissime lattughe, delle fave fresche, dei sedani, delle melanzane bianche, nere, rosse, dei cardoncelli e dei pomodori. Non si può capire la cucina di Puglia se non si riesce a penetrare nella difficile e inaspettata bellezza di questo paesaggio, fatto di grandi cieli, di luci basse, di pianure affilate come lame di coltelli e rotte qua e là dall'improvvisa apparizione di bianchi paesi incendiati dal sole. Per ritrovare la nostra cucina autentica dobbiamo spingerci nell'interno, nei piccoli paesi, o meglio ancora nelle masserie sperdute nella pianura. La masseria di Puglia viene da lontano, dal podere degli antichi romani. È una unità padronale e contadina autosufficiente che ancora oggi resiste ai processi economici della civiltà agricola moderna. La casa, al centro del podere, domina le distese dei campi dove per chilometri non si scorgono altre abitazioni. La maggior parte di queste masserie risalgono al 600, alla dominazione spagnola, cioè. In alto viveva il signore, il suo appartamento, per quando veniva a villeggiare. In basso le stalle, il camerone per i contadini, le cantine. Oggi è domenica. Il pranzo non è quello di tutti i giorni, ma è tipico di queste parti. Si incomincia con le orecchiette, pasta casareccia di semola. Da questa pasta si ricavano lunghi e sottili rotoli che vengono poi tagliati nella giusta proporzione. Quindi le donne, con un gesto apparentemente semplice e invece di una precisione che solo con una lunga pratica si può acquistare, incavano a conchiglia questa pasta con un colpo di pollice. Le tavole sulle quali sono distese le orecchiette si mettono poi ad asciugare al sole. Le orecchiette si condiscono con sugo di carne o di pomodoro e con ricotta marzotica. È una ricotta salata che ha il sapore delle erbe che respirano l'aria di mare. La ricotta marzotica si ottiene, prima bisogna riscaldare un po' il latte. Il latte diventa un po' tiepido, oltre una temperatura giusta. Poi si aggiunge un po' di caglio, regolarmente. Si rimescola, si ottiene il formaggio. Dal siero che poi rimane sotto si aggiunge un po' di latte e si ottiene la ricotta. Questa ricotta si mette in questi fiscelli di giungo. Dopo due giorni si mettono in un luogo asciutto. Si coprono di sale. Dopo 7-8 giorni della maturazione si può mangiare. È già pronta per mangiare. Un altro piatto è il calzone, vessillo della cucina barese. Un capolavoro di pazienza e di dosaggio che il confinato può rendere così armonioso. Il calzone è un timballo di pasta che può essere riempito in modo vario, secondo le località. Dalle nostre parti nel calzone usiamo a mettere delle olive nere, poi delle alici, la cipolla fritta, dell'uva passa
E in ultimo un po' di ricotta squanta. Per fare la ricotta squanta si prende la ricotta e si mette in un canestro. Quando questa ricotta è inacidita, allora dopo 7-8 giorni si prende e si rovescia su questo tavolo e si incomincia la lavorazione con le mani. Questa poi si ripete non una sola volta, ma svariate volte a distanza di 7-8 giorni alla volta. Poi quando si è fatta, fin quando la ricotta deve essere così fine, deve venire bianca e si mette in questa coppa. Quando è diventato veramente bianco e fine, si copre, si dà un po' il sale. Quel sale, quel tanto di sale che deve essere, non è saporita né dolce. Poi si confeziona e nei vasetti. La ricotta squanta è una ricotta fermentata, piccante da spaccare il palato. In Puglia affermano che è ricostituente. I turisti che vengono in Puglia la trovano o terrificante o deliziosa. Questi ultimi sono perduti. Invano la cercheranno nei loro paesi di risotti e di bolliti. Al centro del calzone un fiore di pasta. Quando il calzone verrà diviso, lo si lascia intatto. Se lo contenderanno i bambini della masseria. Gli gnemeried sono il piatto forte. Involtini di intestini di vitello o di agnello da leccarsi le dita e da bruciarsele. Aromatizzati con foglie di prezzemolo o di basilico, che in Puglia crescono in grandi cespi o si coltivano nei vasi, sui terrazzi e sui balconi. Come contorno, l'ambascione sotto la cenere. I lambascioni si rifiutano ad essere coltivati. Nascono fra le pietre queste piccole cipolle che non hanno affatto il sapore di cipolle. Sono amarognoli e dolciastri allo stesso tempo. Non accettano altro condimento che l'olio di Puglia e il pepe. Alla fine c'è il sopratavola. Lo stesso nome dice che è qualcosa al di fuori del pranzo. Perché il sopratavola non si mangia, si pilucca nelle pause delle lunghe chiacchiere che seguono il pranzo. Nel sopratavola c'è di tutto: pinoli, castagne du Prevre, cioè castagne al forno, semi, nocelle, fichi secchi o più pugliesemente chiacune, sedani, ravanelli. Il sopratavola non è un di più. È un graduale distacco dal pranzo della domenica. Basta, così è finito da oggi sempre. Quelli che vi abbiamo mostrato sono solo alcuni aspetti di una cucina troppo poco conosciuta. Certo è che assaggiare fave e cicorie, cime di rape con la lasagna, pasta e ceci con i frizzoli, la tiella alla barese, oppure più semplicemente ancora la cialda, cioè pane, acqua, pomodori, olio e origano, significa stabilire un profondo legame con la Puglia e con il suo